L'organizzazione e il destino della Chiesa vera e vivente. Voi non ne sapete di più riguardo al destino di questa Chiesa e il regno, di un bambino che sta in grembo a sua madre. Non riuscite a comprenderlo. Questa Chiesa riempirà l'America settentrionale e l'America meridionale. Riempirà il mondo intero. Dalla vita di Joseph Smith. Nel giugno del 1829, il profeta Joseph Smith completò la traduzione del Libro di Mormon. Quando la traduzione stava per terminare, dichiarò il profeta, ci recammo a Palmira, contea di Wayne, stato di New York. Ci assicurammo i diritti d'autore e ci accordammo con Egbert B. Grandin sulla stampa di 5.000 copie per la somma di $3.000. Egbert B. Grandin era più giovane di Joseph Smith di un anno e aveva aperto di recente una tipografia a Palmira. Aveva acquistato una nuova macchina con una tecnologia che permetteva una stampa considerabilmente più veloce. Fu una cosa stupefacente che il profeta avesse trovato nella rurale Palmira una tipografia in grado di stampare così tante copie di un volume come il Libro di Mormon. Poiché la stampa del Libro di Mormon fu molto costosa, Martin Harris ipotecò la fattoria al signor Grandin per assicurarne il pagamento. Sul finire dell'estate del 1829, Joseph Smith, Martin Harris e altri fratelli si riunirono presso la stamperia per controllare il frontespizio, la prima pagina del Libro di Mormon. Quando il profeta si dichiarò soddisfatto di questa pagina, la stampa proseguì il più velocemente possibile. Ci vollero circa 7 mesi per completare il lavoro e il 26 marzo 1830 le copie del Libro di Mormon furono rese disponibili al pubblico. Avendo completato la traduzione e la pubblicazione del Libro di Mormon, Joseph Smith procedette ad organizzare la Chiesa. Nella rivelazione che ora si trova nella sezione 20 di Dottrina e Alleanze, il Signore rivelò al profeta: il giorno preciso in cui, secondo la sua volontà e per suo comandamento, avremmo dovuto procedere ad organizzare la sua Chiesa ancora una volta sulla terra. La data stabilita era il 6 aprile 1830. Facemmo sapere ai nostri fratelli, disse il profeta, che avevamo ricevuto il comandamento di organizzare la Chiesa. Di conseguenza ci riunimmo a questo scopo nella casa di Peter Whitmer Senior ed eravamo 6 membri, martedì 6 aprile 1830. Circa 60 persone riempirono completamente 2 stanze della casa dei Whitmer a Fayette, stato di New York. 6 tra gli uomini presenti furono scelti come fondatori della nuova Chiesa per adempiere la legge dello Stato di New York. Il profeta Joseph Smith, Oliver Cowdery, Hiram Smith, Peter Whitmer Jr., Samuel Smith e David Whitmer. Benché all'inizio la Chiesa fosse molto piccola, Joseph Smith aveva una consapevolezza profetica del suo destino grandioso. Wilford Woodruff ricordò che durante una riunione del sacerdozio tenuta nell'aprile del 1834 a Kirtland, Ohio, il profeta cercò di rendere consapevoli i fratelli dello stato futuro del regno di Dio sulla terra. Il profeta invitò tutti coloro che detenevano il sacerdozio a radunarsi nella piccola scuola di legno. Era poco più di una capanna, forse di 16 metri quadrati, ma sufficiente ad accogliere tutti i sacerdoti della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, che a quel tempo si trovavano nella città di Kirtland. Dopo che ci fummo riuniti, il profeta invitò gli anziani di Israele che stavano con lui a portare testimonianza di quest'opera. Quando ebbero finito, il profeta disse: «Fratelli, sono stato molto edificato e ammaestrato dalle vostre testimonianze tenute qui questa sera. Ma voglio dirvi, al cospetto del Signore, che voi non ne sapete di più riguardo al destino di questa Chiesa e il regno, di un bambino che sta in grembo a sua madre. Non riuscite a comprenderlo». Rimasi alquanto sorpreso. Egli continuò: «Questa sera è qui presente solo una manciata di sacerdoti, ma questa Chiesa riempirà l'America settentrionale e l'America meridionale. Riempirà il mondo intero». Insegnamenti di Joseph Smith. La vera Chiesa di Gesù Cristo fu organizzata da Joseph Smith nella dispensazione della pienezza dei tempi.
Joseph Smith riportò ciò che avvenne durante la riunione tenuta il 6 aprile 1830 per organizzare la Chiesa. Dopo aver aperto la riunione con una preghiera solenne al nostro Padre Celeste, procedemmo, secondo un precedente comandamento, a chiedere ai fratelli se ci accettavano come insegnanti nelle cose del Regno di Dio e se erano convinti che noi dovessimo procedere ad organizzarci come Chiesa, secondo il comandamento che avevamo ricevuto. Essi accettarono con voto unanime queste proposte. Allora posi le mani su Oliver Cowdery e lo ordinai anziano della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Dopodiché, egli mi ordinò allo stesso ufficio di tale Chiesa. Poi prendemmo il pane, lo benedicemmo e lo spezzammo insieme con loro. Anche il vino lo benedicemmo e lo bevemmo con loro. Poi imponemmo le mani su ciascun membro della Chiesa presente, affinché ricevesse il dono dello Spirito Santo e fosse confermato membro della Chiesa di Cristo. Lo Spirito Santo fu ampiamente riversato su di noi. Alcuni profetizzarono mentre tutti lodavamo il Signore e gioivano grandemente. Procedemmo poi a chiamare e ordinare altri fratelli a diversi uffici del sacerdozio, secondo quello che ci manifestava lo Spirito. Dopo il momento felice trascorso a testimoniare e a sentire i poteri e le benedizioni dello Spirito Santo, attraverso la grazia di Dio conferita su di noi, ci accomiatammo con la piacevole consapevolezza di essere membri della Chiesa di Gesù Cristo, riconosciuta da Dio e organizzata in conformità ai comandamenti e alle rivelazioni date da Lui in questi ultimi giorni, così come descritta nel Nuovo Testamento. In occasione della prima conferenza generale della Chiesa, tenuta il 9 giugno 1830 a Fayette, stato di New York, fu amministrato il sacramento, diverse persone furono confermate, altre furono ordinate agli uffici del sacerdozio, e lo Spirito Santo si riversò sui santi. Il profeta Joseph Smith scrisse: «Queste scene erano tali da ispirare al nostro cuore una gioia indescrivibile e da riempirci di stupore e riverenza per quell'essere onnipotente, per la cui grazia eravamo stati chiamati come strumenti, affinché i figliuoli degli uomini godessero di queste benedizioni gloriose che ora erano riversate su di noi, per essere impegnati nello stesso ordine di cose degli antichi santi apostoli, per comprendere l'importanza e la solennità di tali azioni, per essere testimoni e provare con i sensi naturali le manifestazioni gloriose del potere del sacerdozio, dei doni e delle benedizioni dello Spirito Santo, della bontà e della condiscendenza del Dio misericordioso verso tutti coloro che osservano il Vangelo eterno del Signore Gesù Cristo, combinati per creare in noi sensazioni di gratitudine entusiastica e per ispirarci con nuovo zelo ed energia nella causa della verità». La Chiesa di Cristo è organizzata secondo l'ordine di Dio. Cristo era il capo della Chiesa, la pietra angolare, la rocca spirituale su cui la Chiesa era edificata, contro cui le porte dell'inferno non prevarranno. Vedere Matteo, capitolo 16, versetto 18, Efesini, capitolo 2, versetto 20. Egli edificò il regno, scelse gli apostoli e li ordinò al sacerdozio di Melchisedec, conferendo loro il potere di amministrare le ordinanze evangeliche. Cristo ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori. Efesini, capitolo 4, versetto 11. Come furono scelti gli apostoli, i profeti, i pastori, gli insegnanti e gli evangelisti? Per profezia, rivelazione e mediante l'imposizione delle mani, su direzione divina e tramite un'ordinanza stabilita dall'Altissimo, tramite il sacerdozio, organizzato secondo l'ordine di Dio, su incarico celeste. Il Libro di Mormon ci racconta che il nostro Salvatore apparve in questo continente, l'America, dopo la sua risurrezione, che stabilì qui il Vangelo nella sua pienezza, ricchezza, potere e benedizioni, che avevano apostoli, profeti, pastori, insegnanti ed evangelisti, che c'era lo stesso ordine, sacerdozio, ordinanze, doni, poteri e benedizioni di cui godevano nel continente orientale.